sociale dei servizi del gruppo Gaia, che fa parte della Solidarietà. La Solidarietà, l'associazione di volontariato di Fisciano, ha presentato un progetto al Ministero del Lavoro dal titolo Accompagnami. Ci può descrivere questo progetto? Sì, il progetto praticamente entra nell'ordine di una misura presentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è un modo per inserire nell'ambito lavorativo determinate categorie di soggetti predisposte direttamente dal Ministero, che sono quelli del fruitori di assegno di disoccupazione o di cassa integrazione. Sono situazioni rivolte soprattutto al sociale che comprendono un periodo di formazione e che poi possono portare dei contributi seri e validi all'interno di attività che si rivolgono soprattutto all'assistenza ai minori, ai disabili e a tutti ciò che a tutte le persone, chiedo scusa, che in qualche modo hanno necessità di essere assistite. Il progetto sa dirci da quando è attivo? Le date ufficiali non sono ancora diciamo pervenute alla nostra associazione. Sono 25 progetti comunque finanziati in tutta Italia. Noi ci onoriamo di essere entrati nel novero di questi progetti e speriamo presto di poterne dare attuazione. Ecco, per quanto riguarda invece la presentazione di questi progetti, la Solidarietà, il gruppo Gaia, è la prima volta che presenta progetti a livello nazionale oppure ci sono state anche altre occasioni? E poi ci descriva anche se ci sono dei progetti in cantiere per il futuro. Logicamente dal 1991, l'anno in cui è nata la Solidarietà, sono stati presentati tantissimi altri progetti che hanno visto coinvolto appunto l'associazione nell'ambito sia dell'emergenza che della protezione civile. Ce ne sono testimonianze a Iosa in questi 25 anni di sodalizio e quindi questo è come dire, la punta in questo momento, l'iceberg di un programma e di un percorso che si sta cercando di, oltre che quantificare, anche qualificare in un modo diciamo più corretto verso queste problematiche e verso queste situazioni che ogni giorno sicuramente sono di notevole interesse un po' per tutti. Per quanto riguarda la realizzazione di altri progetti, noi siamo un'associazione che fa rete sul territorio e quindi ci onoriamo e ci avvaliamo delle collaborazioni di quasi tutti gli enti territoriali della Valle dell'Irno e non solo della Valle dell'Irno, perché siamo anche fuori provincia in alcune situazioni. Stiamo per diffondere alcune notizie che riguardano appunto la realizzazione di progetti indirizzati nello specifico uno verso la problematica della ludopatia e quindi questo nuovo tra virgolette problema che attanaglia un pochino tante fasce diciamo di età che vanno dai giovani ai meno giovani per ciò che riguarda il gioco d'azzardo e quant'altro. Stiamo per attivare inoltre un percorso che riguarda le giornate della salute e che sarà un percorso itinerante presso diciamo, le varie sedi comunali del nostro piano sociale di zona, l'S6, su tutti i comuni della Valle dell'Irno.